Macchina che completa l'arco della piegata delle scuderie, 200 metri al punto di partenza. La diretta per gli schermi di Unire TV Canale Verde, indifferita dalle antenne di Unire Sat Sky. Ha cominciato a seguirla la Boino con Samara, l'errore di Solistadesi, che viene squalificato. Style by Lions in vantaggio avanti a Sesamo Jet. Lungo l'arco della curva, Style by Lions avanti a Sesamo Jet. In terza posizione Strike Flash, poi Silver Rock, 13-6 per il lancio. Si esce dalla piegata con Style by Lions avanti a Sesamo Jet. Per corsie esterne impavorito Silver Rock, caso di vittoria paga 2,14. Quarto iniziale in 29-1, all'avanguardia Style by Lions, in secondo Sesamo Jet, terzo in fuori Silver Rock, poi a largo Strauss Beacon, all'interno Strike Flash, chiude il gruppo Samara. 45-3 per il 600, 15 appena abbondante il ragguaglio. Completata la seconda piegata, paletto di metà corsa, 1-0-1-2. 32-1, lento il secondo quarto, con Style by Lions sempre avanti a Sesamo Jet, continua sempre scoperto al largo Silver Rock, e così il giro si completa in 16-2, con Style by Lions avanti a Sesamo Jet, Silver Rock sempre al largo, poi Strike Flash, quindi Straussby e Samara. Lungo l'arco della curva prova a sfuggire Style by Lions, 29-2 il terzo quarto, 1-34 per arrivare ai tre quarti di miglio, completamento della curva, ingresso in dirittura con Style by Lions avanti a Silver Rock, ha sbagliato Sesamo Jet, Style by Lions, Silver Rock, poi Strauss B in recupero, Style by Lions in chiara evidenza, leader da un capo all'altro, Style by Lions, mentre Strike Flash pizzica Silver Rock per il secondo posto, troppo al largo Silver Rock, 29-2 il quarto finale, 1:59,6 il tempo totale, la media al chilometro, 14 e spicciolo per il successo da un capo all'altro di Style by Lions, allevato dall'International Stallions, di proprietà della scuderia The Winner's Circle, per il training di Santomollo e la guida di Settimio Fabio Mollo, totalizzatore.